Siamo col presidente regionale del CONI, Vittorio Ottonello, che penso che sia molto soddisfatto oggi di questa cerimonia, la presenza del presidente nazionale, nuovo presidente nazionale del CONI, Malagò. Come ti è sembrata questa cerimonia, Vittorio, in questa, cioè a segnare le stelle di bronzo con la presenza del presidente nazionale del CONI? Non capita sempre, è un grande orgoglio questo. Sì, no? Infatti un orgoglio, un'emozione forte, perché è un presidente che ha grande carisma, un presidente che ha molte idee, e sono convinto che lo sport italiano entrerà in un grande giovamento. Un'emozione, un orgoglio oggi anche per la memoria di Carlo Nicali. C'è una manifestazione che doveva organizzare lui, che competeva al vecchio CONI provinciale, e quindi aver fatto ciò che avrebbe dovuto fare e voluto fare lui, addirittura la presenza di Malagò, mi è sembrato proprio il miglior riconoscimento alla memoria del nostro grande amico Carlo Nicali. Quindi abbiamo potuto apprezzare grandi dirigenti, tecnici che hanno ritirato le stelle, le medaglie d'argento e di bronzo per Genova, a dimostrazione dell'altissimo livello raggiunto dalla nostra città nell'ambito della dirigenza, dei tecnici sportivi, dei risultati degli atleti. E questo ci è stato anche confermato dal presidente Malagò, che è vicino a noi, l'ha dimostrato, e sarà sempre vicino a noi per le nostre esigenze. E quindi siamo fiduciosi nel futuro. Certo. Beh, io penso che Carlo Nicali era veramente presente oggi qua. Era presente e si palpava nell'aria. Infatti io stesso parlavo con Igor Lanzoni, dicevo prima, se penso che Carlo quante volte mi ha parlato di questo premio, che gli sarebbe piaciuto un giorno magari assegnarmelo lui, visto che anch'io sono stato uno di questi premiati e sono veramente orgoglioso di questo. Però era veramente presente. Certo. Io vedo veramente un futuro buono attraverso Malagò per uno sport ligure, visto che noi siamo la regione che più di ogni altra dà atleti che portano medaglie. Ma questa cittadella dello sport, tu lo sai che ci penso da parecchio tempo, si riuscirà a fare veramente, ce la faremo? Ma la Sampdoria ha iniziato chiedendo l'abbattimento del padiglione S della Fiera per costruire lo stadio. Io mi sono subito opposto in maniera drastica dicendo no. Se lei vuole abbattere il palasport ne deve costruire un altro, certo, delle stesse caratteristiche, polivalente, polifunzionale, esterno allo stadio, è inserito in una città dello sport. Questa idea è stata accolta dalla Sampdoria e quindi adesso stiamo procedendo insieme a braccetto sperando che si possa realizzare. È un progetto, è un progetto che va al di là ovviamente degli schieramenti, delle tifoserie Genoa o Sampdoria. Si tratta di dare una grande struttura al servizio della città, un cuore pulsante vitale per lo sport della nostra città, e questa è un'area sicuramente molto appetibile, un'area sicuramente che potrà dare sviluppo nell'ambito dello sport, non solo per la pratica ma anche per l'occupazione. E questo lo dobbiamo anche a Vittorio Ottonello, che tenacemente, che io conosco da tanti anni, ha sempre lavorato tantissimo nello sport, ora nel ruolo un po' più alto riesce a dare anche più soddisfazione alla nostra città. Io, Vittorio, ti ringrazio per questo tuo impegno e, come appassionato di sport, ci conosciamo da tanti anni, non posso che avere fiducia in quello che tu farai. Grazie dell'intervista e grazie di tutto. Grazie a voi, grazie a te. Grazie.